guerra dei francesi o una guerra dell'Europa? È una guerra nostra, è una guerra del mondo occidentale, del nostro modo di vita? Questa è una guerra dichiarata all'Occidente. Quando l'ISIS oggi dice adesso Parigi, domani Londra, Washington e Roma, non è che ha l'intenzione di colpire solamente la Francia. È una guerra al nostro modo di vita, alla nostra cultura, anche alla nostra religione. Perché ricordo che in molte rivendicazioni si parla, e l'ISIS parla chiaramente, di attacco agli infedeli che devono essere sterminati, e quindi è un passaggio fondamentale. Seconda cosa, penso che bisogna investire in sicurezza in questo momento, investire infatti in modo assolutamente senza alcun tipo di polemica. Io dico, oggi facciamo il tavolo con il governo, sì. Noi chiediamo che vengano eliminati 491 milioni di euro di tagli alla sicurezza presente in questa legge di stabilità, che poi diventano 1,5 miliardi per i prossimi 3 anni. Sì. La ragioniamo in quella direzione. Quindi più soldi, attenzione, nella stabilità. Più soldi ovviamente, ovviamente per dare maggiore servizi, per come ha chiesto oltretutto il COPASIR anche oggi, dare maggiori risorse all'intelligence, che deve poter operare ovviamente con tutti gli strumenti che ha a disposizione, e infine spero che ci sia finalmente una politica che cerchi di dare risposte concrete, con azioni concrete, magari una marcia in meno, una marcia in meno, un'azione politica in più, perché oppure che dalla marcia di Parigi, con tutti i capi di Stato, con grande risalto immediato, con milioni di persone, il risultato è quello che la Francia pensavamo a Parigi, di essercela la cavata con quella marcia.